Salve a tutti! Notate qualcosa di diverso dal solito? Oggi, per essere a tema col video, ho messo un'immagine diversa dal solito. Di solito metto il Kaiju o Tachi di Pacific Rim, ma stavolta ho messo Titanus Kamazotz, ovvero il mostruoso pipistrello che affronta Kong nella graphic novel prequel di Godzilla vs. Kong chiamata Kingdom Kong. Come potete notare dall'immagine, dal titolo del video e dalla copertina di oggi, si parla di pipistrelli. In origine volevo fare un video unico sui pipistrelli, ma ho visto che era troppo lungo e così ho deciso di dividerlo in due, visto che c'erano cose che non volevo proprio tagliare. Quindi ho pensato di fare una specie di miniserie dedicata ai pipistrelli. Ultimamente i pipistrelli non sono ben visti dalla gente per via di una cosuccia, una cosetta da poco. Non so se lo sapete, ma siamo in una pandemia causata da un virus proveniente dai pipistrelli. Per questo sono qua per riabilitarvi, per mostrarvi cose che non sapevate su questi animali. Fidatevi, fidatevi, alla fine di questo video e di questa miniserie avrete totalmente cambiato idea su di loro. Questo video sarà principalmente dedicato alla questione: ma i pipistrelli come fanno a vivere con tutti questi virus nel loro corpo senza ammalarsi? La questione è veramente complessa, ci sono una marea di articoli scientifici sull'argomento. Ricordo che ne parlai vagamente nel primo video del mio canale uscito un anno fa. Certo, quel video è proprio invecchiato male. Tornando al fatto che i pipistrelli non si ammalano, il motivo alla base starebbe proprio nel volo. Il volo richiede una gran quantità di energia e un metabolismo elevato, che però causa la produzione di radicali dell'ossigeno, che possono causare gravi danni al DNA, ragion per cui i pipistrelli hanno sviluppato un efficiente sistema di riparazione del DNA danneggiato. Però numerosi geni coinvolti nella riparazione del DNA sono coinvolti anche nei processi di risposta immunitaria, nell'invecchiamento e nella lotta ai tumori. Pertanto l'evoluzione del volo ha avuto effetti involontari anche sulla risposta immunitaria dei pipistrelli, sulla loro longevità e resistenza al cancro. La questione è a dir poco complessa, ve l'ho introdotta in maniera ipersemplificata. Tra i tanti studi scientifici sull'argomento, uno particolarmente interessante è questo pubblicato nel febbraio del 2019 su Nature, condotto su due specie di pipistrelli, l'Opteropus alecto e il Myotis davadi, che fornisce nuovi dettagli sul superpotere dei pipistrelli. Secondo questo studio, i pipistrelli riescono a sopravvivere riducendo la risposta infiammatoria dell'organismo, che se controllata aiuta a combattere l'infezione, ma se incontrollata può provocare ancora più danni. Questo studio ha scoperto che una proteina chiamata NLRP3, che normalmente innesca l'infiammazione, nei pipistrelli reagisce in maniera molto più attenuata rispetto agli umani e anche rispetto ad altri mammiferi come i topi, anche in presenza di alte cariche virali. In parole povere, invece di combattere le infezioni, i pipistrelli paradossalmente attenuano la risposta infiammatoria ad essa e ciò consente loro di sopravvivere. Quindi, ricapitolando, il volo dei pipistrelli richiede un veloce metabolismo che produce materiale di scarto che danneggia il DNA, per cui i pipistrelli hanno sviluppato un sistema di riparazione efficiente del DNA danneggiato. Alcuni geni coinvolti nei processi immunitari sono coinvolti anche nei processi di riparazione del DNA, quindi il volo ha influito indirettamente sul sistema immunitario, riuscendo. E inoltre i pipistrelli riescono a sopravvivere alle infezioni smorzando la risposta infiammatoria dell'organismo. Fin qui tutto chiaro? Resta però la domanda: ma perché i virus dei pipistrelli sono così pericolosi e letali? Il motivo per cui i virus dei pipistrelli sono così pericolosi riguarda proprio il loro sistema immunitario, secondo uno studio pubblicato su eLife. Il sistema immunitario dei pipistrelli è costantemente attivo. Sempre. Il problema di avere un sistema immunitario sempre attivo è che ciò causerebbe una forte infiammazione, ma come abbiamo appena visto, i pipistrelli non hanno questo problema. Dell'infiammazione loro se ne fregano. Una caratteristica del sistema di difesa antivirale dei pipistrelli è il rilascio di una molecola nota come interferone alfa. Le cellule infettate dal virus lo rilasciano, avvertendo le cellule sane prima che vengano infette. Voglio dire infettate dal virus. Ho una telefonata. Adesso.
Dovrei rispondere? Vabbè, rispondo. Pronto? Non riesco a capire nulla di quel che dici. Non fai altro che parlare a vanvera su cose che non hanno il minimo senso che dici a caso. Sono tutte supercazzole, cavolate. Non ci interessano quelle cose noiose. Ci hai detto che ci avresti spiegato il motivo per cui i pipistrelli avrebbero tutti questi virus letali. E poi credi ancora che il coronavirus venga dai pipistrelli, quando in realtà la verità è ovvia. Pronto? Pronto? Attaccato? Proprio ora che stavo per parlargli del 5G, degli Illuminati e delle Big Pharma, mannaggia. Scusate, ero un idiota. Avrei dovuto attaccare subito. Adesso ho bloccato il numero. A dove eravamo rimasti? Ah, sì. La conclusione a cui questo studio è arrivato è che i virus dei pipistrelli sono così letali perché la selezione naturale, a causa della forte risposta immunitaria dei pipistrelli, ha favorito i virus che si replicavano più velocemente all'interno dell'organismo. E a causa di ciò i virus riescono a replicarsi velocemente all'interno dell'ospite senza fare danni. Questo significa che quando il virus infetta un organismo con un sistema di difesa antivirale diverso a quello dei pipistrelli, per quest'ultimo, come si dice, son cazzi amari. Spero di essere riuscito a spiegarvi nella maniera più chiara e comprensibile questo argomento. Ci tengo però a specificare che questo argomento è molto più complesso. Ci sono infatti tanti, ma proprio tanti, articoli scientifici sulla questione dei pipistrelli e dei virus, e ne escono continuamente di nuovi. Questa che vi ho raccontato è solo una parte dell'argomento. Inoltre vorrei ricordare che non sono uno scienziato o un ricercatore, ma uno studente di seconda superiore appassionato di scienza e di animali che potrebbe tranquillamente fare errori. Come sempre vi lascio le fonti e degli approfondimenti in descrizione, dove potrete informarvi meglio se vi interessa. I pipistrelli non solo riescono a sopravvivere con tutti questi virus letali nel loro corpo, ma hanno anche altri superpoteri. Vivono molto a lungo e sono molto longevi per creature della loro taglia e sono incredibilmente resistenti ai tumori. Il vespertino di Brandt, per esempio, ha una durata di vita che può superare i 40 anni. Potrà non sembrare una cosa incredibile, però esiste una regola tra i mammiferi secondo cui la durata di vita è correlata alla massa corporea. Si chiama quoziente di longevità. Delle 19 specie di mammiferi che vivono più a lungo dell'uomo, considerando la massa corporea, 18 sono pipistrelli. Il mammifero più longevo in assoluto è infatti la balena della Groenlandia, un bestione di 152 tonnellate, di cui nel 2007 è stato ritrovato un esemplare con una punta di arpione conficcata nel proprio grasso, prodotta intorno al 1890. I pipistrelli però riescono a infrangere questa regola, vivendo molto più a lungo rispetto ad altri mammiferi della loro taglia. Ma come? Ci sono due studi interessanti su questo argomento. Il primo di cui parliamo è stato pubblicato nel 2018 su Science Advances. Questo studio si è concentrato molto sui telomeri. E che sono i telomeri? I telomeri sono le estremità dei cromosomi che li proteggono dal deterioramento. Con l'età i cromosomi i telomeri si accorciano e ciò provoca la degenerazione e la morte delle cellule. Per impedire l'accorciamento dei telomeri, molte cellule esprimono un enzima chiamato telomerasi. Questo studio ha studiato l'accorciamento dei telomeri in 4 specie di pipistrelli. In quelle che vivevano di meno hanno riscontrato l'accorciamento dei telomeri, ma in quelle più longeve, appartenenti al genere Myotis, no. Però non hanno riscontrato neanche l'espressione della telomerasi nei pipistrelli del genere Myotis per combattere l'accorciamento dei telomeri. Sono riusciti però a identificare 21 geni che possono svolgere un ruolo nella prevenzione e nell'accorciamento dei telomeri. Questo studio può aiutarci magari a ridurre l'invecchiamento negli esseri umani, a combattere le malattie legate all'età che stanno affliggendo la nostra popolazione sempre più vecchia, per vivere una vita lunga e in salute.
L'altro studio è quest'altro uscito su Nature, che ha scoperto l'importante ruolo della ABCB1 nei pipistrelli. E che cavolo è la ABCB1? Si tratta di una proteina la cui funzione è quella di pompare fuori dalla cellula sostanze chimiche tossiche che possono provocare danni al DNA, causando così il cancro, l'invecchiamento e tante altre cose brutte. Le indagini in laboratorio degli studiosi hanno scoperto il ruolo di questa proteina, presente molto di più nei pipistrelli rispetto agli umani, nel diminuire l'accumulo di sostanze chimiche che possono danneggiare il DNA. Per verificarlo, hanno bloccato la produzione della proteina ABCB1 nelle cellule del pipistrello. Inutile dire che le sostanze chimiche tossiche si accumulavano nelle cellule, mandando a quel paese il DNA e le cellule facevano una brutta fine. Oltre al fatto di scoprire perché i pipistrelli invecchiano di meno e hanno una bassa incidenza di cancro, questa scoperta, come la precedente, può esserci utile per trovare nuovi farmaci capaci di curare il cancro. Come sempre, possiamo imparare un sacco di cose utili dalla natura. A questo punto potreste pensare che i pipistrelli siano invincibili e non debbano temere nessuna malattia, ma ciò non è vero. Ci sono malattie a cui anche loro sono soggetti. Una delle più gravi è la sindrome del naso bianco, un'infezione fungina scoperta per la prima volta nel 2006 che colpisce i pipistrelli durante il letargo. L'infezione del fungo provoca la crescita di funghi sul naso dei pipistrelli e sulle loro ali. Questa infezione è particolarmente grave perché provoca il consumo delle riserve di energia su cui i pipistrelli fanno affidamento durante il letargo e ciò li uccide di fame. Il fungo responsabile di questa malattia è il Pseudogymnoascus destructans, un tipo di fungo amante del freddo. Molte popolazioni di pipistrelli nordamericani sono state decimate da queste infezioni. Quindi sì, anche i pipistrelli hanno delle malattie di cui devono preoccuparsi. Alla luce di quanto abbiamo visto in questo video, possiamo incolpare i pipistrelli di aver diffuso il virus? Assolutamente no, per niente, e mi auguro di essere riuscito a farvelo capire. Spero che la prima parte di questo video vi sia piaciuta. Non ho idea di quando uscirà la seconda parte della mia miniserie sui pipistrelli, ma visto che in questo periodo esce finalmente in Italia, anche se purtroppo solo in streaming e non al cinema, Godzilla vs. Kong, penso che i pipistrelli dovranno un po' aspettare. Se questo video vi è piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina di avvisi. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!